sono a Policoro, nel Metapontino, ed insieme andremo a conoscere come avviene la coltivazione di un frutto tipicamente estivo, l'albicocca. Facciamo insieme al signor Nicola Serio. La coltivazione perché qui inizia a maggio? Perché qui siamo nelle condizioni, abbiamo una situazione particolare di clima e quindi possiamo anticipare la raccolta aggiungendo delle serre sugli alberi. E quindi dando più calore si riesce a raccogliere 15 giorni prima. Qui che tipo di varietà coltivate? Per quanto riguarda sotto le serre utilizziamo la ninfa, che è questa varietà qui che abbiamo in questo campo, e poi ci sono altre varietà che coltiviamo da tanti anni di origine campana, come la cafona, che è molto dolce. Durante l'inverno che tipo di trattamento viene effettuato agli alberi? Ma agli alberi si fanno normali trattamenti che si fanno ai frutteti, quindi tutti i trattamenti anticrittogamici, e poi si fanno le potature, le concimazioni per avere un buon prodotto quando si va a raccolta. Una volta raccolta l'albicocca quanto si mantiene prima di essere consumata? Ma si mantiene, diciamo, 2-3 giorni, perché è un frutto molto delicato e va consumato subito. Per soddisfare la voglia di questo gustosissimo frutto estivo, comunque tutto l'anno la potete trovare sia sotto forma di marmellate, essiccata o sciroppata.